Benvenuti nel nuovo anno, questa è la mia prima trasmissione del 2020, amici telespettatori, con grande responsabilità siamo arrivati anche a questo traguardo, perché io anni fa mai avrei pensato di dover dire benvenuti nel 2020, è un numero assolutamente impensabile, 20 anni dopo il 2000, tanto per essere più chiari. Eccoci qui ancora una volta, primi giorni di questo nuovo anno e di quelle che saranno le prospettive, di quelle che sono le prospettive in questo nuovo anno, ne parleremo oggi con il nostro ospite. Ovviamente dopo aver rinnovato gli auguri a tutti quanti voi che ci state guardando in questo momento. Dicevo, il nostro ospite è Michele Micunco, presidente della Confconsumatori di Altamura, che è tornato a trovarci dopo un po' di tempo di assenza. Come va? Sì, Bene, prima di tutto mi permetti di salutare certo. te e tutti gli ascoltatori e soprattutto la città di Altamura che è impegnata in una grande kermesse anche dal punto di vista anche di prospettiva, per cui il turismo, un rinnovo di una serie di attività, insomma anche di carattere produttivo, che stanno emergendo sempre più, per cui un augurio sincero a tutta la città, anche che lavora soprattutto. Matera 2019 è finito, ormai è un argomento chiuso Io per il spero momento. che Matera 2019 abbia insegnato molto e abbia dato qualche suggerimento anche come si può sviluppare un turismo qualificato anche a livello territoriale, anche in quelle aree che sembrano minori, un po' emarginate, come sempre un po' lo è stato il nostro territorio. Qualche aspetto negativo Matera certamente l'ha portato, soprattutto nel momento in cui ci sono state delle evoluzioni e anche degli atteggiamenti, anche l'uso degli strumenti classici, no? Dell'ospitalità, costi esagerati che hanno certamente prodotto non una bella immagine, che era di contrasto a quello che poi la bellezza e l'organizzazione complessiva, cioè Dell'ospitalità di dell'ospitalità. questo Sì, paese. l'ospitalità, perché insomma non si possono accettare costi, soprattutto se si vuole anche riprodurre e dare la possibilità veramente a far diventare un po', non dico un fenomeno di massa, la partecipazione dei visitatori del turismo, però qualche cosa bisognerà rivederla, insomma, perché oggi voglio, alla prova del 2020, vedremo adesso gli effetti che un certo tipo di cultura, con un'esagerazione, anche, ripeto, con una esasperazione anche dei costi appunto dell'ospitalità, possono avere anche nei confronti di altri che dovranno ancora nei prossimi anni visitare i nostri territori, Matera compresa, ma soprattutto io penso che sia il momento anche del riscatto del nostro territorio. Abbiamo un parco dell'Alta Murgia che sta forse ancora sviluppato sotto l'aspetto anche della promozione, anche se negli ultimi giorni ci sono state veramente straordinarie opportunità di valorizzazione sia cinematografica sia documentaristica e così via, che sono veramente ben auguranti, sono stati un ottimo biglietto da visita a cui bisogna accompagnare anche delle azioni collettive di coordinamento. Non si può lasciare allo spontaneismo un'azione di questa natura. Certo, anche perché Matera 2019 poteva essere anche di più, tra l'altro, dobbiamo dire, poteva anche rappresentare un momento di maggiore interesse per il turismo, di ospitalità, insomma, si poteva fare Poteva altro essere anche e poteva un'occasione maggiore anche di coinvolgere, scambio, anche, certo, diciamo, e ci stava di arrivando. tutta una serie di protocolli che sono stati sempre più abbandonati, addirittura con l'ultima beffa, anche quella legata ai trasporti dall'aeroporto a Matera, che insomma non ho visto una sincera disponibilità da parte anche dell'amministrazione comunale e provinciale e regionale, cioè della Basilicata, nei confronti nostri, nel senso che hanno tagliato
di colpo delle, anche delle linee, anche delle fermate ad Altamura, che erano anche un elemento positivo anche di utilità anche nei confronti della nostra collettività e anche di rispetto, se vogliamo, anche della certo. nostra collettività. È strano come a volte la politica, a volte anche la carenza economica. Siamo stati tagliati fuori. Ma anche l'egoismo sostanziale, cioè di una certa politica, insomma, ha fatto fuori tranquillamente una opportunità che spero ci siano i termini per poterla ripristinare, perché il servizio era molto utilizzato, era una salvagente per moltissimi studenti. Parliamo di quali ferrovie? Parliamo delle linee, le linee della Cotrap che andavano verso l'aeroporto, soprattutto quelle che servivano soprattutto il trasporto diretto, i pullman, sì. Che non so se immagino la cittadinanza, forse neanche se ne accorge, ma dal 1° di dicembre sono state tagliate sette fermate che quotidianamente andavano verso l'aeroporto, andata e ritorno, per cui avevano questo tipo di davano la possibilità a chiunque di andare direttamente all'aeroporto senza farsi accompagnare o senza farsi, insomma, con un travaglio enorme, in tempi assolutamente certi, 50 minuti, non di più di 50 minuti, e soprattutto con degli orari che consentivano anche il rientro o addirittura la partenza nei primi voli, ad esempio per Roma. Faccio l'esempio uno per tutti: il primo pullman che riusciva a partire da Altamura consentiva la coincidenza e la possibilità di partire con il primo aereo verso Roma. E immaginate quanti ragazzi, quanti studenti, ma anche quanti, diciamo, professionisti hanno la necessità di arrivare a una certa ora, anche di utilizzare quel tipo di aereo, e che proprio per la mancanza di questo viaggio qua sono costretti. Pensiamo ai nostri onorevoli, tanto per dirne uno. Gli onorevoli. Sì, anche certamente, figuriamoci, anche gli onorevoli rispettosissimi, però diciamo, io penso soprattutto a tutti quegli studenti, quei che magari diciamo semplici concorrenti di concorsi pubblici che hanno necessità di arrivare a una certa ora a Roma, per cui si impegnavano ad arrivare, diciamo, in un orario decente, insomma, considerando anche che Roma non è certamente una città facile anche per la mobilità, insomma, certamente anche questo è un elemento che fa discutere su come, diciamo, forse che ci sono stati contatti anche da parte dell'amministrazione comunale di Altamura, la sindaca si è impegnata su questo fronte, però ripeto, al momento non ci ripeto, sono risultati. È stata certamente una brutta pagina anche di rapporti diciamo, fra collettività. Insomma, Altamura ormai lo sappiamo, la tendenza è quella di levarci tutto, i servizi sono molto carenti. Ma questa è un'altra battaglia del 2020. L'altro giorno abbiamo parlato delle poste italiane, di come funzionano male le poste italiane, soprattutto nella nostra città, non sappiamo altrove. Questa è un'altra di quelle battaglie che i tribunali non ci sono, una serie di servizi. Il 2020 dovrà riaffrontare questi argomenti e forse dovrà metterli anche in agenda in una maniera molto molto convinta, perché la città di Altamura rappresenta comunque la seconda città metropolitana, cioè dell'area metropolitana, per cui non è certamente non dobbiamo andare certamente con il cappello in mano, nel senso dobbiamo incominciare a rivendicare anche un ruolo, anche dei servizi non sono dei regali alle collettività, bensì sono delle opportunità che danno anche completano anche, diciamo, un'intera filiera di azioni, anche dal punto di vista produttivo, anche sociale, anche di coesione e anche soprattutto, se vogliamo, anche di credibilità, insomma, anche delle stesse istituzioni, perché anche questo è un terreno importante, valutare anche le azioni della politica collegialmente intesa, perché io
In questo campo vedo sempre anche il ruolo dei parlamentari del territorio, Certo. vedo i ruoli dei sindaci del territorio, cioè vedo anche la possibilità veramente di creare una comunità allargata, non considerare solo il palazzo, solo il sindaco, la sindaca, gli assessori. Cioè, io intendo, la collettività deve avere qualche cosa di più. I parlamentari, faccio solo giusto una battuta, poi mi fermo. I parlamentari che prima di essere eletti si fanno vedere dappertutto, girano le abitazioni, poi dopo essere stati eletti non li vedi più. Questo è... Ma guarda, io è innegabile, accade sempre. Non li trovi più in giro, nei loro territori. Io, insomma, qualche annetto e qualche esperienza, insomma, dal punto di vista anche di rapporti con i politici del territorio, li ho avuti nel tempo. È chiaro che nel tempo io ho notato che c'è stata una notevole involuzione, se posso usare questo termine qua, dal punto di vista delle azioni e del concetto di parlamentari del territorio. L'ho riscoperto recentemente in maniera molto positiva nelle azioni, e mi permetto anche per un fatto non certamente promozionale, il prossimo anno ci saranno le elezioni regionali. E non riconoscere che ci sono nel nostro territorio alcuni consiglieri regionali, e faccio anche un nome tranquillamente, anche Enzo Colonna, uno per tutti, che certamente stanno promuovendo in termini anche positivi, anche se a volte solo a livello informativo, danno anche conto di quello che la regione realizza, produce e così via, che dà un segnale positivo di come magari la politica si deve muovere nel territorio. Io certamente sono convinto che anche la Angela Masi e altri parlamentari del territorio fanno delle azioni straordinarie, magari anche a livello parlamentare stanno lavorando moltissimo per il territorio, però così come anche gli amministratori, la sindaca, gli assessori del nostro comune, però molto spesso non si vive questa cosa come un momento di informazione, non si vive collegialmente, soprattutto non circola poi nella città la consapevolezza che ci sta qualche cosa che si muove. Io ritengo che questo va valorizzato, il ruolo anche dell'informazione, qui entra in ballo anche, scusa se intervengo voglio dire, con una piccola invasione di campo, anche il ruolo dell'informazione qui diventa determinante, non si può. Leggo di giornali che si leggono oramai nell'ordine di pochissime copie, in una città di 70.000 abitanti non si raggiungono le 250 copie complessive fra tutti i vari quotidiani. E siamo praticamente a livello zero, magari saranno solo i barbieri, i giornali. Ci sono molti che pensano che la TV non ci sia. La televisione che ogni tanto sembra uno spot pubblicitario semplicemente legato magari a promuovere una cosa piuttosto che l'altra, cioè, con una carenza anche dal punto di vista anche delle informazioni, molto spesso, legata anche al fatto che quelle aziende che magari fanno anche dei servizi pubblici per la città, immagino anche la Tecnoservice e altre cose, cioè, dovrebbero avere anche un atteggiamento. Cambiamo argomento. No, io invece ci tengo a sottolineare che ci sono delle attività e anche dei rapporti che non si devono fermare solo a livello istituzionale e basta, ma devono anche circolare nella città. Purtroppo questo non avviene ed è un problema, e se ne accorgerà la politica prima, e parliamo di cose che invece interessano tutti, perché la televisione c'è, la gente lo sa, esiste la televisione, ormai è inutile stare a dire sempre le stesse cose. Parliamo di una cosa invece che riguarda tutti, ovvero i saldi. Questo è il periodo di saldi. Cosa sta accadendo? Ci possiamo fidare ad Altamura? Che succede? Ci sono controlli? C'è qualcuno che vigila? Di solito dovrebbero essere i vigili urbani a fare questo tipo di attività. Ma diciamo che su questo, per fortuna, bisogna dire che Altamura è una città che sotto questo aspetto è maturata parecchio, insomma, sotto aspetto almeno del rispetto. Rispetto delle regole, insomma, legate ai saldi.
ovviamente molti saldi sono già iniziati in una maniera non ufficiale, magari anche con inviti personali nei confronti dei clienti classici, magari delle singole situazioni. È chiaro che le cose che gli elementi fondamentali dei saldi sono legati al fatto di avere la consapevolezza che ci devono essere il prezzo iniziale e non deve essere falsato, perché normalmente il prezzo iniziale viene gonfiato ad arte proprio nel momento in cui viene fatto il nuovo cartellino. Sarebbe il caso, appunto, noi abbiamo monitorato in passato molte situazioni dove i prezzi erano semplicemente poi solo coperti, ma erano sostanzialmente gli stessi che erano alla fine, era lo stesso prezzo che era venduto normale in precedenza, perché qui c'è molta distrazione, ma poi ci sono anche quelle vetrine che sono veramente diciamo, odiose, se posso usare questo termine, dove addirittura viene il doppio prezzo non viene neanche indicato, non viene riportato, e questo è anche diciamo, un elemento che ovviamente andrebbe un po' sanzionato. Insomma, è qui il ruolo anche di chi, appunto, i vigili urbani, la polizia municipale. Poverini, fanno tante cose, i vigili urbani, gli tocca fare anche questa. Vabbè. Ma guarda che io penso che la credibilità dei vigili urbani ultimamente della polizia municipale ad Altamura sta crescendo, però sta crescendo nella maniera quella che più magari diciamo, non ha un effetto diciamo, di deterrente, no? Quella delle multe, cioè la consapevolezza, le cinture, la gente che andava senza cintura in macchina, veramente la città era diventata una bolgia sotto questo aspetto. Insomma, ci sono delle doppie file, triple file, insomma, obiettivamente l'intervento dei vigili che diventa sanzionatorio va fino a un certo punto potrebbe anche fare discutere, insomma. No, ma la mia non era una battuta, nel senso che fanno tante cose. Io sono convinto che anche un minimo di sana educazione civica. Il telefonino alla guida che è pericolosissimo. Sana educazione civica. E anche soprattutto rispetto anche di quelle che sono le norme basilari, insomma, anche della vita, diciamo. Bloccare un passo carrabile o prendere il posto di un disabile, diciamo, secondo me sono cose che vanno certamente, non credo che nessuno difenderebbe mai una situazione di questa natura. Poi ovviamente. Sì, tra le attività della Confconsumatori, le ultime attività, cosa c'è? Noi abbiamo da un 2019 che è stato eccezionale dal punto di vista delle attività che abbiamo svolto. Abbiamo soprattutto due progetti che sono il nostro fiore all'occhiello, che sono due progetti a livello nazionale in cui siamo stati coinvolti. Uno dal titolo Anziano Fragile, che ha monitorato praticamente i servizi sul territorio in maniera straordinaria per quanto riguarda soprattutto l'invecchiamento e quelle che sono le malattie diciamo degenerative proprio dovute all'invecchiamento, Alzheimer in prima posizione. Abbiamo monitorato le situazioni di tre territori, Altamura, Gravina e Toritto, dove anche esistono, ci sono anche le altre sedi della Confconsumatori a livello territoriale, grazie anche al contributo che hanno dato anche gli altri nostri colleghi degli altri comuni, e abbiamo creato una sorta di mappa del territorio, una sorta di monitoraggio del territorio, di quelli che sono i servizi e, perché no, anche i disservizi su queste tematiche qua. Abbiamo constatato che il fenomeno a livello territoriale c'è e diciamo che c'è ancora una sufficienza anche di attenzione nei confronti degli anziani, molto spesso supplite dalle, fra virgolette, o badanti o comunque un contributo esclusivamente di carattere familiare, dove c'è una carenza di base, quella della formazione anche di come si può gestire
delle situazioni del genere, perché è difficilissimo, non è semplice. Molto spesso ci si affida solo alla disponibilità fisica, sì, di una presenza di qualcuno che si affianca, e manca poi anche la possibilità anche di rendere meno gravoso il fenomeno, e anche la possibilità che ci sia anche una leggera regressione o comunque una stabilizzazione di certi tipi di patologie. E su questo stiamo lavorando, e il progetto si concluderà, considerando che Altamura è stata l'unica realtà coinvolta a livello regionale, per cui anche su questo fronte siamo estremamente soddisfatti. È un progetto nazionale finanziato anche dal Ministero, per cui la cosa che avrà la sua conclusione il 29 di febbraio di quest'anno. Perché febbraio è di 29 quest'anno, no? Sì, il 29 di febbraio, l'ho voluto sottolineare, e si terrà a Parma in occasione... Vabbè, però uno scherzo. Insomma. Sì, sì, all'interno delle attività di Parma, città italiana della cultura del 2019. Bene, allora siamo in conclusione, 2020. Presidente, io starei con lei ore a parlare di problemi di questa città. Lo faremo nella prossima trasmissione. In conclusione, vuol lanciare un messaggio di augurio a chi ci sta guardando, e poi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima. L'augurio lo faccio prima di tutto a tutti i cittadini, ricordando appunto che il senso civico non significa semplicemente piegare la testa, perché ci sono anche dei diritti dei cittadini e noi siamo in prima linea ad affermarli. Agli amministratori locali faccio un augurio, ed è soprattutto un auspicio, che dall'emergenzialità iniziale, dalla programmazione iniziale, è giusto che sia così dopo tanti anni di situazioni sconfusionate fra commissari, sindaci a metà e così via, adesso finalmente abbiamo una stabilità, che ci sia anche più ascolto nei confronti anche delle proposte che vengono dalle associazioni dei consumatori, perché un dispiacere ce l'ho, e questo ho l'opportunità, se mi permetti di dirlo, è quello di avere un elenco di poste certificate inviate all'amministrazione comunale dove sono mancate addirittura le risposte formali, no? Anche la semplice risposta di cui si dice ci stiamo, due righe. E questo, anche se poi ci sono stati anche dei momenti anche di incontro positivi e così via, però a molte di quelle nostre richieste non ci sono state. Auspichiamo che ci sia anche una risposta che vada oltre, sinceramente, perché il fatto formale ha anche il suo peso fino a un certo punto. Noi vogliamo effettivamente collaborare con tutta la città, e se l'amministrazione comunale ci dà anche l'opportunità di farlo, noi saremmo ben felici di collaborare. Grazie allora per averci seguito, rinnovato il nostro augurio a tutti i nostri telespettatori. Canale 2 c'è, continua anche domani, come sapete, ogni giorno continueremo a essere con voi, anche con il presidente della Conf Consumatori. Consumeremo altre trasmissioni per parlare proprio di argomenti che riguardano la nostra città. Bene, è tutto, a domani.